Bella raga, siamo su Black Ops 2. Sì, siamo su Black Ops 2. Adesso vi dico partita serie su standoff. E come vedete, il primo bug del gioco. Non ho l'arma. Non ho l'arma, vedete? Non so perché. Bug più totale su Black Ops 2, perché c'è stato un cambio dell'host all'inizio. E allora ho deciso di non darmi l'arma. Non chiedetemi il perché, ma ovviamente morirò perché, sapete com'è, non sapendo dove stai sparando. Cioè, più o meno sì, ma non so. Non vedevo, insomma. Con relativo respawn da schifosi. Comunque, siamo su Black Ops 2. Quando avevo detto meno di una settimana fa che non sapevo se sarei mai tornato su Black Ops 2 perché non va al cinema, non mi va la connessione e tutto il resto. Fatto sta che ancora una volta mi devo smentire, nel senso che sono riuscito a fare delle partite decenti. Il problema è che quando faccio delle partite veramente buone, perché questa non è ottima, è un 53-10, diciamo. Poi magari sbaglio, però mi pare sia un 53-10, che comunque è un risultato onesto, un buon risultato, ma nulla di esaltante. Comunque le partite veramente belle, quelle ad esempio un 62, roba così, il cinema non me le no, non, me, non è che non me ne salva, cioè mi dimentico di registrare e ovviamente faccio perché il cinema non va. Non so perché, ma il cinema di Black Ops 2 non va. E dato che il cinema non va, bisogna registrare in live, però non ho sempre voglia di stare a accendere tutto, e quindi ogni tanto gioco così, però da adesso in poi registrerò sempre perché altrimenti non vi porterò mai delle belle partite. Tra l'altro, come ho già detto più di una volta, non, è troppo casuale la cosa perché, come vi ho detto, in questi giorni ho fatto queste partite, questa partita, poi va bene, avrò altre che spero di non portarvi perché sono belline, ma non sono nulla di esaltante. Spero di portarvi partite più belle. Comunque, dicevo, riesco a fare delle partite, ma invece non riesco a farne a livelli alti tutti i giorni. Nel senso che comunque come al solito questo gioco fai un giorno bene e un giorno male, quindi non riesco a capire assolutamente il motivo, ma resta il fatto che così non si può andare avanti perché io pretendo e pretendo di giocare sempre bene. Cioè lo pretendo da me stesso, non è che posso farci molto, però non riesco a capacitarmene e quindi non riesco a fare se non riesco a capire perché non riesco a giocare bene tutti i giorni, ecco. Come ho già detto in altri video. Quindi, insomma, partite su Black Ops 2 per quanto mi riguarda posso portarvele. Però, ragazzi, c'è il 53-10, è una bella partita. Intanto vi dico la classe. Qui usavo il PDV silenziato con i bonus. Mi pare fossero fantasma. Fantasma invisibile. Secondario avevo qualcosa tipo, non lo so. E terzo bonus destrezza. Dopo il secondario lo vediamo. Se e quando crepo vedo la classe, guardatevela perché è lì. Ma poi dopo prenderò il fucile a pompa se non ricordo male. Che quello, ragazzi, il fucile a pompa è devastante. Vi consiglio di usarlo perché è veramente una forza della natura il fucile a pompa. E questa mappa mi piace, è una delle poche dove riesco più o meno a giocare sempre bene. Quindi mi piace, ecco. Qui non so come ho fatto a mirare così male, ma vabbè, fa niente, lasciamo perdere. E nulla, quindi insomma le partite sono queste qui. Io spero di portarvele sempre belle, però sempre di più belle. Però dipende tutto dal cinema, che però posso ovviare al problema registrando, però non è che posso registrare tutto il giorno, anche perché insomma poi devo stare a cancellare, cioè è un po' una noia, ecco. Ecco, allora ho preso il fucile a pompa che ne sa veramente un sacco, il Remington. E a parte questo che non muore. E quindi insomma io spero, come ho detto, di portarvele sempre di più belle. Però dipende tutto da questo gioco. In caso alternativo, comunque voi fatemi le richieste su MV2 di cariche nucleari, che quelle poco ma sicuro ci riesco a farle. Quindi veramente quelle lì le faccio e sono contento di portarvele. Quindi no, non vi preoccupate, le richieste di MV2 le faccio tutte. E mi diverto un sacco a giocare a MW2, no, non come a questo gioco che mi diverto un giorno sì, un giorno no. Un giorno lo voglio vendere, il giorno dopo voglio giocarci tutto il giorno, ecco. Comunque, parliamo anche della carica nucleare che non ho ben capito. Se qualcuno sa qualcosa più di me, me lo dica. Perché allora ho visto che alcuni dicono che si sblocca l'ultimo prestigio.
Ho visto un video dove uno dice che la si sblocca a livello 3, scusate, non a livello 30, a 30 uccisioni di fila. Poi ho sentito che devi fare 5.000 punti, 4.000 con inflessibile. Cioè, girano voci, qualunque tipo di voce immaginabile. Bisogna capire se sia vero oppure no. Qui non c'è ancora nessun video. Mi sembra strano che dopo un mese dall'uscita del gioco non ci sia neanche un video che dice se veramente ufficialmente c'è questa carica nucleare oppure no. Mi sembra veramente strano. Però, tra l'altro questo video voi lo vedrete, io sto facendo il commento, ma lo vedrete tra 4 giorni dopo che io ho fatto il commento, quindi magari saranno già uscite le voci. Comunque, in ogni caso, voi con un commento magari fatemi sapere se veramente esiste questa carica, se avete un video ufficiale, linkatelo, nel senso, fatemi capire, perché potrebbe essere un motivo in più perché, per giocare a questo gioco, perché quello che ho criticato sia di Black Ops 1 che a questo punto di Black Ops 2, o almeno per adesso, è che manca un obiettivo finale, diciamo, in questo gioco. Cioè, nel multiplayer uno si diverte, ci gioca, ma non ha lo scopo finale come poteva essere la carica nucleare o la mob, e questo è quello che veramente gli manca, perché potrebbe essere un gran gioco, però alla lunga uno fa sempre il solito punteggio, capito? Non ha l'obiettivo, ah, non è un obiettivo, faccio un ottimo punteggio con quest'arma, mentre fare la carica nucleare con un F2000, ragazzi, era veramente un obiettivo e ti esaltavi se ci riuscivi, ecco. Quindi nulla, io spero che ci sia come cosa, però ho paura che sia veramente un fake perché non, è impossibile che nessuno abbia ancora detto nulla. Comunque, insomma, io ci spero. Spero vivamente che ci sia questa carica nucleare anche su Black Ops 2. Comunque, detto ciò, adesso non mi ricordo l'ultimo argomento che volevo trattare, però ovviamente me lo dimentico. Ah sì, che alla fine finalmente sono riuscito a usare delle ricompense un po' più alte, perché l'altro non so se l'avevo detto, perché poi avevo rifatto il commento, boh, non lo so, vabbè, insomma, fatto sta che giocavo solo con Wub, Drone e Hellstorm, finalmente riesco a usare anche l'elicottero Stealth, no, non in questa partita, nell'altra partita che vi porterò. Però, vabbè, comunque anche in questa partita sono più alte le ricompense. Da Wav, Drone e Hellstorm, adesso uso Drone, Hellstorm e l'attacco fulmineo. Sono devastanti quelle tre ricompense insieme. Usatele, secondo me conviene. E comunque ora riesco a usare l'elicottero Stealth, che è una grande figata, quindi ve lo consiglio pure quello, perché è devastante, uccide una marea di gente tutto il tempo. E nulla, quindi insomma questo è un po' il riassunto su tutto ciò che per ora è per me Black Ops 2, cioè un gran gioco ma con tanti difetti, che tra l'altro nel 2012, ovvero quando Call of Duty è ormai a maturità da almeno un paio d'anni, non dovrebbero esserci. Soprattutto anche il fatto di invitare, ragazzi, perché non posso invitare la gente? Un giorno sì, un giorno no, il mattino no, il pomeriggio sì, cioè spengo la play, riaccendo e va. Non ha alcun senso sta storia degli inviti, è veramente da prima della guerra, cioè è un difetto enorme di questo gioco, cioè non ha alcun senso. È un difetto che potrebbero mettere a posto in un secondo, invece non lo fanno. E tra l'altro non ci sono ancora i server dedicati, io non riesco a capirne il motivo. Un gioco che vende milioni, cioè sicuramente lo fanno per soldi, però cioè boh. Non se ne può più, dovevano metterli da MV2. Tutti si esaltavano. Oh, sì, li mettono su MV2. Certo, sì, come no, da MV2 li mettono. Tanto che infatti è uscito MV2, Black Ops, MV3, Black Ops 2. I server ancora non ci sono. Questo è un po' lasciare, diciamo, gli utenti o i tuoi, non gli iscritti, come si chiamano? I fedeli clienti di Call of Duty ci rimangono un po' delusi, perché comunque ci mettono i soldi in questo gioco e vorrebbero avere qualcosa che rasenta la perfezione dopo che il gioco è uscito per la. Cos'è questo? Call of Duty 8? Dovrebbe essere COD 8 questo. Cioè, a un certo punto ha raggiunto la maturità. È COD 8 ed è il quinto su PlayStation 3. Quindi, insomma,
Ormai direi che si può anche cercare di elevare un po' la qualità di questo gioco, perché anche il motore grafico è lo stesso da Call of Duty 4, ragazzi. Cioè, Call of Duty 4, Quindi a 5 anni sto coso, quindi vabbè, insomma, è un bel gioco, però ci sono alcune cose che secondo me per il target di questo gioco, cioè per il fatto che vende milioni di copie, meriterebbe un occhio di riguardo in più, quantomeno nei confronti dei clienti. Qui faccio l'ultima morte come un idiota, non so perché lui non è morto. Ma vabbè, insomma, qui ragazzi si conclude il mio commento, io spero che vi sia piaciuto, insomma fatemi le richieste su MW2 e spero di riuscirvi a portare altre partite su Black Ops 2, perché sennò non so cosa fare. Bella?